Benvenuti a Domanda Manetta, il format di domande che il 60% delle volte funziona tutte le volte. Io sono Muva e ho il piacere di essere in compagnia con Angelina Mango. Ciao! Io ho visto tutta la tua avventura su Amici, è stata veramente molto bella. È uscito recentemente il tuo disco Voglia di Vivere. Il tuo disco Voglia di Vivere, che ho ascoltato, mi è piaciuto molto perché ha varie influenze musicali. Questo ti rende molto poliedrica, molto figo. So che i pezzi, le canzoni sono piezze core, però ce n'è una particolare che ti piace di più, che ha un significato per te molto importante? Voglia di vivere. Voglia di vivere. Infatti l'ho scelta anche come titolo dell'album intero. Certo. Perché sintetizza tutto, Voglia di vivere. Sintetizza il romanticismo, e la gioia di fare questo lavoro e la gioia di affrontare le cose che arriveranno. Parliamo appunto del tuo disco inedito. Durante il programma però, Amici, hai interpretato sia canzoni tue e sia canzoni di altri. Sì. Qual è stata, così per curiosità, la canzone più difficile a livello anche magari tecnico da interpretare? Allora, forse la più difficile è stata Lunedì di Salmo. Ma non tanto per entrarci, perché è stato facile entrarci per me, è stato difficile scriverci, perché io nutro molto rispetto per lui e per quella canzone soprattutto. Certo. Quindi so che quando lui l'ha scritta in modo molto serio e molto profondo, quindi non volevo profanarla in qualche modo scrivendoci. E allora sono entrata nella profondità. Certo. Mia, in maniera anche molto, molto violenta, non ho guardato in faccia me facendolo. No, certo. però mi è stato molto utile, e quindi forse quella è quella che mi ha più turbato l'anima. Okay. Sì. Okay. Temevi come di banalizzarla, come sì, dicevi? Temevo, no? Di fare qualcosa che togliesse soltanto. In realtà è stato un buon apporto il tuo, anzi un ottimo apporto. Poi una curiosità che ho guardando Amici, che secondo me è in controtendenza anche un po' con il periodo di individualismo puro che c'è, è che non so se venga automaticamente questa cosa, però c'è del fair play. Sì. C'è molto fair play, no? Cioè quando canti non è che speri dicendo speriamo che caschi con il ballerino, oppure speriamo che stoni con la cantante. Mm. Questa cosa qua è venuta naturalmente? Assolutamente sì, ma perché lì siamo stati tutti nella stessa situazione. Mm-hmm. Quindi si affrontano delle sfide, si affrontano dei momenti bui, delle gioie invece, delle sorprese, e lo si fa insieme. Quindi se trovi delle persone, come è capitato a me quest'anno, tendenzialmente tutte buone, gentili e carine. Certo. È bello proprio che non ci sia quel tipo di competizione non sana, capito? Certo. Io penso che con molte persone ci sia stato proprio un rapporto di sostegno reciproco più che di competizione. Non è facile però, perché in alcune... Perché capiamo i sogni dell'altro. Certo. Quindi sarebbe disumano nella mia testa, come si dice, mettere i bastoni tra le ruote a qualcun altro. Sì, diciamo che tu nella canzone Eccetera dici, parti dicendo aspetta che leggo la frase giusta, ho scelto di essere una brava persona, che è sempre più difficile, no, esserlo sotto un certo punto di vista. Pare da... Non lo so. Tu dici di no. Non so se è più difficile, si sceglie. Anzi, magari non si sceglie neanche, magari una persona viene portata a fare dei cambiamenti, magari a non esserlo in alcuni casi. Io mi sono ricordata che si può scegliere, quindi io lo scelgo. Quindi il consiglio, così almeno non sbaglio. Il consiglio di Angelina Mango è appunto di sceglierlo. Ritrovati a pensare che puoi scegliere. Sì, nel dubbio è meglio sceglierlo di essere, perché magari poi succede qualcosa e non ti accorgi che non lo sei più. Certo. Non so. Domanda invece canonica, visto che questo disco è molto personale, molto tuo, chiaramente hai collaborato con autori, sì, eccetera, però è molto tuo. Un featuring invece nazionale ed internazionale che ti piacerebbe, un po' featuring dei sogni? Non le so fare queste cose. Ok. Ho sempre il vuoto in testa quando succede questo, cioè non so perché sto pensando a cose che non c'entrano. Allora,
nazionale. Non lo so, sì, ho pensato al Papa. Beh, guarda che però avere uno skit del Papa potrebbe essere veramente okay, allora, la svolta. Allora, utopicamente forse il Papa sarebbe, okay. Sarebbe una hit. Non dovevo dirlo tipo questo? No, sì, certo, è sia internazionale che nazionale, per cui copre tutte e due. Esatto. Bene o male, no? Poi noi a Radio Peter Pan c'è un momento sacro, per restare appunto in tema col Papa, che è il disco fuori giri. La mattina il mio collega Andrea Nordio mette un pezzo che è proprio molto, molto dance, ti fa scaricare la tensione già dalla mattina. Okay. Qual è il tuo brano per ballare in casa, per spaccare tutto? Dai. Ce n'è uno che ti metti, che ne so, i Prodigy? Allora, mi metto, non lo so, mi metto DNA di Kendrick Lamar. Bellissimo, stai parlando con un grandissimo fan di Kendrick, per cui grandissimo. Mi carica tantissimo. Bellissimo. Ragazzi, io con questa risposta qui posso darvi solo appuntamento a seguirci sui nostri social. Da domande a manette è tutto. Grazie mille Angelina Mango. Grazie a te. Grazie.